Radio Radicale, siamo con Federico Conte, deputato di LeU, membro della Commissione Giustizia di Montecitorio, per parlare dell'incontro che il ministro della Giustizia Cartabia ha avuto oggi con i rappresentanti parlamentari della maggioranza. Si tratta di un primo approccio in attesa del suo intervento in Commissione Giustizia per illustrare le sue linee programmatiche. Le volevo chiedere com'è andata e soprattutto che cosa ha voluto sapere il ministro del lavoro che avete svolto finora. Beh, è andata molto bene, è stato un incontro per stabilire un metodo di lavoro. Il ministro ha dettagliato il catalogo delle priorità che intende perseguire nella sua azione, ovviamente a partire dal recovery plan, che è l'emergenza, il cantiere aperto sul quale intervenire più significativamente, ma anche un passaggio molto significativo sulla questione del personale giudiziario, quindi sullo sblocco dei concorsi e delle graduatorie, un riferimento molto opportuno alle carceri. Ci ha comunicato di aver riavviato una commissione che significativamente vuole chiamare commissione architettura, perché gli spazi carcerari non sono solo degli spazi fisici, sono anche degli spazi esistenziali, quindi il come distribuirli, organizzarli, il come consentirne la vita è evidentemente strettamente connesso al principio della dignità umana e del recupero della funzione carceraria, assolto dalla funzione carceraria, ma anche giustizia onoraria e nell'immediato l'esigenza di provvedere con una forma semplificata ma comunque garantita all'esame degli avvocati e anche su questo stesso terreno come riavviare i concorsi dei magistrati. Si è parlato ovviamente delle riforme di sistema, processo civile, processo penale e CSM. Il metodo è quello evidentemente della condivisione del percorso, di questa roadmap che ella ha immaginato in maniera molto stringente, addirittura proponendoci di lavorare per un'approvazione prima dell'estate delle due riforme di sistema, processo civile e processo penale. Ci ha detto a questo proposito che intende costituire dei gruppi di lavoro al Ministero per elaborare delle proposte emendative al disegno di legge delega che già pende nella Commissione Giustizia, quello che porta il nome del precedente ministro, sul quale innestare un nuovo percorso. E ci è sembrato, io l'avevo in più occasioni auspicato, un atteggiamento di buonsenso, quello di non sacrificare il lavoro fin qui svolto e di rinnovarlo ovviamente alla luce anche delle altre e diverse sensibilità che adesso compongono la maggioranza di governo. Mi sono permesso di notare col Ministro come ulteriore elemento di metodo che per una più rapida ed efficiente manovra emendativa è opportuno che il lavoro dei gruppi istituiti presso il Ministero si coordini preventivamente con i gruppi parlamentari, con le espressioni dei gruppi parlamentari nel settore giustizia, per arrivare a una proposta il più possibile tendenzialmente comune, concordata. Perché questo sì renderà o renderebbe più fluido e agevole, perché più consapevole e maturo, il lavoro parlamentare. In altre parole, ho rivolto al Ministro l'auspicio che non si lavori agli emendamenti su due fronti diversi, governo e Parlamento, perché se poi si approdasse a due pacchetti emendativi distinti, inevitabilmente potrebbero generarsene dei conflitti. Ecco, questa collaborazione col Ministero già c'era? Io ho vissuto un'attività molto collaborativa col precedente ministro come rappresentante sul tavolo della giustizia del gruppo LeU Camera. C'è sempre stato un confronto, anche molto serrato, anzi spesso molto serrato, ma insomma c'è stato, sui provvedimenti di sistema c'è stato. Sulle carceri che cosa ha detto? Quanto gli ha fatto capire qual è, diciamo, il suo approccio per, diciamo, ridistribuire i detenuti? Immagino che abbia trattato questo tema da come me l'ha spiegato lei e soprattutto se qualche proposta l'avete sentita. Ecco. Allora, oggi, come ho detto, non ci ha invitati per discutere nel merito delle questioni e ci ha rappresentato l'intenzione di procedere con sessioni specifiche, dossier per dossier, nelle prossime settimane. Oggi era per condividere un po' il manifesto del lavoro che abbiamo davanti e il metodo con cui affrontarlo. E su questo io stesso e altri colleghi ci siamo
più significativamente soffermati. La diversa composizione della maggioranza, molto variegata e portatrice di istanze molto diverse, a tratti conflittuali, impone, per realizzare gli obiettivi a cui siamo chiamati da questa grande sfida che il Presidente della Repubblica ha voluto affidare al Parlamento tutto, a un lavoro di sintesi che non sarà facile e che dobbiamo svolgere in tempi brevi. È quindi opportuno che questo si faccia il più possibile prima che norme, interventi, modifiche vengano concepiti. Quindi, secondo lei, già si sta delineando un metodo di lavoro efficace attraverso sessioni. Lei ha capito quale sarà la prima sessione? Non lo so dire, però, per tornare alla questione delle carceri, ovviamente rendendo pienamente soddisfatti chi di noi ha quel problema a cuore e ha svolto attività significative in quella direzione, ha messo al centro come argomento prioritario quello delle carceri. Certo, ecco, per quanto riguarda il processo penale, volevo chiederle se avete parlato del lodo che avevate raggiunto, se è stato fatto un passo in avanti su questo rispetto alle intenzioni del Ministro. Non ne abbiamo parlato, come dicevo, perché non si sono affrontate questioni di merito, però nel dire che si parte dal disegno di legge che pende, mi pare significhi che si parte da quel lodo, e quello è il punto di partenza. Va bene. L'impressione complessiva? Non ci aspetta un lavoro facile, sia per la quantità delle questioni, sia per la loro delicatezza, sia per la peculiarità di questa maggioranza, ma il Paese, la gravità del momento, il senso di responsabilità che abbiamo tutti fatto prevalere ci spingerà a fare tutti i sacrifici necessari per realizzare i migliori risultati nel minor tempo possibile. Va bene, la ringrazio, grazie a Federico Conte di Leo.